Gli ambientalisti, quelli che lei simpaticamente, per lì ma non tanto per loro, sono stati definiti ambientalisti aggressivi, il primo gennaio hanno realizzato questi scatti fotografici che fanno vedere una realtà diversa da quella che l'AIA e il decreto prevederebbe. Prego Pelillo. Innanzitutto, se quelli sono gli scatti fotografici, possiamo stare tranquilli, perché anche un addetto ai lavori capisce che è vapore. Quindi il fumo bianco, diciamo, non ha mai creato particolari problemi. È il fumo rosso o nero che crea qualche problema, diciamo. Quindi questo l'abbiamo imparato in tutti questi anni, anche chi non ha studiato né chimica né fisica, diciamo, all'università. Pelillo, però quei vapori sono comunque tossici. Non lo so, mi sembra che al Senato abbia detto di no. No, sono salutari. Non so, chi lo dice che sono tossici? No, dico. No, chi lo dice? Dico, dovrebbero essere io tossici. Io credo alle istituzioni. Se l'ARPA mi dice che non sono tossici, io ci credo. No, l'ARPA non ha detto questo. Mi sembra che al Senato abbia detto che era vapore. Piccolo. È stata fatta una richiesta di analizzare bene quei... Benissimo, mi sembra che la prima risposta è stata quella. Poi, se ci sono degli approfondimenti, li vedremo.